Bentornati sul canale Non Aprite Questo Blog, io sono il Gonz e oggi sono qua a parlarvi dello spettacolo teatrale dell'Esorcista con la regia di Alberto Ferrari che si sta svolgendo in questi giorni al Teatro Nuovo di Milano in Piazza San Babila. Intanto un plauso va al Teatro Nuovo che ha il coraggio di portare un'opera teatrale un po' fuori dagli schemi soliti del teatro. Io non sono un esperto di teatro, quindi non vado oltre. Diciamo che ci vuole del coraggio, perché quando vai a toccare un mostro sacro come l'Esorcista, che sia il libro o che sia il film, stai camminando su una lama di rasoio. La cosa che mi è stata detta più spesso quando dicevo che sarei andato a vedere l'Esorcista a teatro è stata: Ma come fai a fare l'Esorcista a teatro? Io invece non ero così poco fiducioso a riguardo, anche perché avevo già visto uno spettacolo teatrale di cui ho fatto la recensione qui sul canale, che si chiama Non aver paura è solo uno spettacolo, e mi era piaciuto. L'Esorcista a teatro mi aspettavo che sarebbe stato bello, in realtà è stato meraviglioso, è stata una serata stupenda. Difficilmente mi sono divertito così tanto a teatro e difficilmente mi sono divertito così tanto anche guardando un film, quindi è un'esperienza ultra positiva che consiglio a tutti gli amanti dell'horror caldamente. Lo spettacolo sarà in scena fino al 10 novembre a Milano, quindi chi è di Milano, provincia di Milano, deve assolutamente alzare il culo e venire a vedere questo spettacolo. I prezzi sono tra l'altro molto molto accessibili, i prezzi dei biglietti. Veniamo allo spettacolo. Mettere in scena l'Esorcista così come rappresentato nel libro o nel film sarebbe stata una mossa un po' pericolosa. Furbamente questo riadattamento è un riadattamento molto fresco, che porta delle varianti, dei mescolamenti che mettono in scena una storia che già conosciamo effettivamente, ma che si segue volentieri perché appunto è rivisitata. Si nota subito che Alberto Ferrari è un regista che ha un'esperienza enorme nel mondo della televisione, della fiction, del cinema, e questa cosa è stata trasportata nel mondo del teatro molto bene, questa sua esperienza, inserendo degli ingredienti molto televisivi e molto cinematografici. La scenografia è divisa in vari riquadri che sembrano dei frame. Non che questa cosa non esista nel teatro, esiste già. Però nel suo caso, accompagnato dal comparto sonoro, il taglio delle scene ricorda vagamente proprio il montaggio di un film. Quindi tra una scena e l'altra ci sono dei suoni e dei rumori che rendono il cut ancora più televisivo e cinematografico. Gli attori sono tutti molto bravi. Sicuramente i protagonisti sono un po' più preparati, anche se poi i protagonisti sono quasi tutti, nel senso che ci sono un paio di attori che fanno dei ruoli più piccoli, gli altri più o meno sono in scena quasi sempre e hanno delle parti recitative corpose. L'intero spettacolo è veramente portato avanti con grande bravura da una manciata di attori veramente molto bravi. Recitazione molto bella e per certi tratti impressionante, perché ti dà l'idea di guardare un film. Comparto sonoro fondamentale in quest'opera, che appunto accentua i tagli, dà il ritmo, accompagna in certi casi la recitazione, soprattutto nel caso di Regan, che ha bisogno anche di effetti speciali sonori per essere così soprannaturale. Sicuramente Regan è quella che ha strappato più applausi, ma io penso più per una questione affettiva col personaggio, perché gli attori, sia Regan che tutti gli altri, dalla madre di Regan al prete, al prete più anziano interpretato da Garco, lo zio e l'altro prete, insomma ci sono tanti attori, sono tutti molto bravi, quindi rimarrete stupiti. Veniamo poi al nocciolo della questione. Il nocciolo della questione è che noi cinefili, amanti dell'horror, o anche gli amanti dell'horror dell'ultima ora, tutti si chiedono se ci saranno certe scene che sono entrate ormai nell'immaginario di tutti. Io vi posso dire che ci saranno delle cose, quindi vi tolgo un po' quest'hype, però non vi dico quali sono perché non mi sembra giusto. Vi lascio il gusto della sorpresa e faccio i complimenti a tutto lo staff tecnico, scenografi, perché era tutto molto bello, scenografie, effetti speciali. Sì, perché il teatro ha gli effetti speciali. Uno spettacolo meraviglioso. Io mi chiedo come un amante dell'horror possa perdersi un evento del genere. Sappiate che lo spettacolo è itinerante, quindi toccherà altre città importanti italiane. La bravura di questo regista e di tutti gli attori è stata quella di sottolineare il fatto che
fondamentalmente è una storia drammatica, è un grande dramma familiare ed è anche una storia sulla fede, sulla perdita di fede, sulla forza che dobbiamo sempre trovare per andare avanti, per superare le avversità ed essere felici. Devo dire che appunto proprio perché la considero una storia drammatica questo Esorcista, nonostante sia ricco di scene horror e vi giuro veramente scene potenti anche dal punto di vista verbale, io mi sono leggermente commosso nell'ultimissima scena dello spettacolo, che non vi spoilerò, ma sappiate che in questa scena ci sono la mamma e la figlia Regan. Complimenti al Teatro Nuovo, andiamo avanti così, cerchiamo di riempire questi teatri, visto che stiamo svuotando le sale cinematografiche perché siamo dei criminali, cerchiamo almeno di riempire quelle teatrali. Al Teatro Nuovo tra l'altro c'è lo spettacolo prossimamente a novembre di Sweeney Todd, che voi sapete è un musical horrorifico thriller che ha ispirato anche il film con Johnny Depp, molto carino, quindi quello di Tim Burton, quindi andate anche a vedere Sweeney Todd. Questo è tutto per quanto riguarda la recensione dell'Esorcista di Alberto Ferrari al Teatro Nuovo di Milano. Se il video vi è piaciuto mettete like, se avete visto lo spettacolo scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.